Grande Papu. Ciao Chris. Ciao, tu lo conosci Ventola? No, no, ma stavo morendo dal ridere. Ma stavo nella tua stessa casa, mi diceva, eh? Ma non so quale. Io ho vissuto prima di questa in altri due. Sarà una di quelle. La prima a Brembate di Sopra, a mezz'ora di Bergamo. No, non penso, non è quella allora. Sono arrivato lì perché c'erano tutti i sudamericani. Ah, okay. C'era Scaloni, Morales, Denis, Estigarribia. Allora sono arrivato a Bergamo dall'Ucraina. Allora sono andato lì a un resident bellissimo, ma era lontanissimo. Ah, ok, ok. E dopo sì, sono arrivato in centro, forse era quella, non so. Ah, ok, ok. Allora, sì, com'è, sì. Papu? Allora, bene, bene. Voglio dirti che io ho giocato a Bergamo, l'ho trovato 3 volte nella mia carriera. Ma come mai 3 volte? Ma perché io mi trovo bene a Bergamo. Ho cominciato quando avevo 21 anni con Mondonico, che c'era Pisani, Morfeo, tutto quella. Poi sono tornato 2 volte quando avevo verso la fine della carriera, no? Ma hai fatto bene tutte e tre? Sì, ho fatto una ero infortunato, cioè, nelle ultime 2 ero quasi sempre fortunato, però ho fatto un po' di partite, un po' di gol, va bene. Però si sta bene a Bergamo. C'è un tifo. Sì. Un tifo della Madonna, io e tutti i miei amici dico, ragazzi, poche squadre in Italia vanno a Bergamo e vincono là. È difficilissimo vincere a Bergamo. Guarda, io arrivavo da prima da Catania, no? Ovviamente che tutti dicono il sud, il tifo del sud, sai, ma sinceramente quando sono arrivato qua mi sono sorpreso. Io che arrivo dalla Sud America, la tifoseria dell'Atalanta è tanta roba. Dopo c'è la gente ha un senso di appartenenza pazzesco con la città, con la squadra. Veramente la gente è folle qua. Sì. No, Seguono il città, seguono. si vive bene, città bella, piccola, si sta benissimo. Comunque, quello che voi state facendo in questi 2 o 3 anni è una roba che non si capisce. Gasperini sta facendo dei risultati insieme a voi, che è una roba incredibile. Io vi ho visto in Champions League col Manchester City in casa. E poi che avete perso, però comunque eravate in vantaggio, avete fatto un gran primo tempo. No, in casa, a San Siro abbiamo pareggiato. No, laggiù, sì, A Manchester. a Manchester. E poi ho visto la vostra partita col Valencia a San Siro, più io vi guardo tutte le domeniche perché ha giocato un calcio spettacolare. E comunque tu, Ilicic e Zapata siete un trio devastante, non ce ne sono in giro. Giocatori di qualità così, forza fisica, 3 che corrono, è una roba, è una squadra delle Madonna che siete riusciti ad andare in Champions League e ora siete nei quarti di finale. No, ma ti dico che a parte ovviamente della qualità dell'attacco dei single dell'Atalanta, abbiamo dei ragazzi che si fanno un culo così, ti dico, No, non so. perché corrono il triplo per noi, diciamo. Sì, Ci sì, sì. sono De Rone e Freuler o Pasalic che hanno 3 polmoni. No, no, è vero, ma la squadra è normale. Io dicevo voi tre perché siete quelli che avete più qualità tecniche, più Sì, esperienze di tutti, no? diciamo che una squadra, una provinciale come l'Atalanta, avere un attacco così, 3 nomi importanti, anche non dimenticarti di Muriel, Muriel. che in Bravo. panchina ha fatto 14 gol, Sì, quindi è incredibile. pazzesco. Avere questi giocatori per una squadra come l'Atalanta, che non ha il budget magari delle big. Normale. È pazzesco veramente quello che stiamo facendo. E dopo ogni anno, ti dico, ogni anno si vendono 2 o 3 titolari e la squadra comunque riesce sempre a tirare fuori qualcosa di nuovo. Sì, Hanno eh. venduto a Cristante, che ha fatto molto bene, a Mancini, a Conti, Spinazzola, a Petagna, che ha fatto molto bene con noi, non mi ricordo se Chessy, Sì, tanti giocatori. Gagliardini, quindi ogni anno l'Atalanta continua a fare bene, anche se ovviamente per l'economia deve vendere, no?
Sì, deve vendere, ma loro sono i più bravi, ma sono sempre, loro hanno avuto sempre un settore giovanile incredibile, ma, no? ma tu sei Forse stato mi... sempre con i Percassi, no, con Ruggeri. Sì, con Ruggeri, io ero con Ruggeri, Sì. sì. E loro anche lì, a quei tempi, il settore giovanile erano sempre dei... Era il settore giovanile più forte che c'è in Italia. E anche Sì, questo sì. di ora è fortissimo, tutto il settore giovanile, e comunque tutti i giovani che loro prendono, che li portano in quella squadra, sono tutti bravi, sono tutti forti, Ma forti. quando vengono a giocare contro di noi, sai, la partita del giovedì, primavera contro prima squadra, dobbiamo tirare delle stecche perché non riusciamo a fermarli. Io ti giuro, io mi incasso, perché a volte non vediamo la palla. Sì, lo so. Capita. C'è uno Traoré, 17 anni, Traoré, sembra Messi. Sì. E ti Sono dico, forti, sono forti. ci sono i ragazzi difensori che a volte non lo possono prendere. Sono tutti forti. Sempre c'è qualcuno che viene e dice, e diciamo tra di noi, questo chi è? Ma dove gioca questo? Non l'abbiamo visto mai. È forte, cazzo. Sempre arriva uno Forti. nuovo, sempre. E poi anche gli osservatori sono bravi, perché quando voi vendete e arrivano giocatori giovani in prima squadra, sono forti, perché vanno Sì, tutti al sì, sì. 2000. Poi lo sappiamo tutti che il Gasper vi allena in una maniera, cioè vi fa andare a 2000, tu lo sai, fa un grande lavoro fisico. Sì, Quindi, certo. ma sai. Io non mi godo niente la settimana. Distrutto. Io voglio che arrivi per favore la domenica, che è il giorno che mi posso riposare. Il giorno della partita è il mio riposo, Bobo. Ma si vede, eh? Ma Dio, ma Ilicic. Martedì ti ammazza, mercoledì la forza, giovedì ti spacca il culo, venerdì cominciamo a calare, sabato ti metti un po' così sei sveglio, domenica la partita. Non lo so. No, è Ma di un po', follia. Ilicic si E lamenta lì o no? si lamenta di tutto. No, ma lui è così, a volte lo fa come scherzo, Sì, lo ma so, lo lui, so. pensa a te che lui c'ha un fisico pazzesco, lui è 1,90 m Una belva. e lui va veloce, cioè, è molto strano il suo corpo, il suo modo di giocare, quindi le fa male molto la schiena, deve stare molto attento ai lavori che fa in settimana, perché sennò dopo magari arriva un po' stanco o la schiena gli fa male, quindi... sì, deve stare attento. Comunque quest'anno sta giocando in una No, maniera impressionante. devastante, devastante. Incredibile, Incredibile. incredibile. Lui questo anno veramente, l'anno scorso che Duban ha fatto tantissimi gol e questo anno senza Duban incredibile. E dopo ha cominciato a Comunque, giocare. sì. Ha cominciato a giocare, a avere quella continuità di voler giocare Sì. tutte le E partite. Quello è bello. comunque anche Zapata, vi ho visto giocare contro l'Inter quest'anno a San Siro. Sì, ma Zapata è 3 volte più grosso di me. Non gli stanno i pantaloncini. Ah no, sembra Sembra una calzamaglia, sembra. che c'è le mutande, non gli è Sì, talmente no, grosso. il boxer. Gioca col boxer. No, è pazzesco. Incredibile. Ma ti giuro, a volte sai che stai facendo la partitella o il possessino palla e io non voglio neanche avvicinarmi. No, ma No, perché ti fa male, magari vuole coprire la palla e tu stai lì e ti prendi una gomitata ma voli 2 metri, eh. sì, no, è una belva. Sì, no, no, è un treno. E quando sta bene è un treno. Sì, Butta la non palla lo in so. avanti e... È follia. Comunque siete uno spettacolo da vedere giocare, e tutto il mondo lo dice, non è che lo diciamo solo noi. O a Bergamo, a tutto il mondo, perché siete riusciti ad arrivare in Champions League, come dicevi tu, non c'avete il budget che hanno le altre squadre. Quest'anno in Champions League avete cominciato così così, e poi dopo siete arrivati ai quarti finale, e siete ancora, cosa siete, quarti in campionato ora? Quarti o quinti? Quarti a Quarti. 6 punti della Roma.
Quindi riuscire, cioè, ci sta che riuscite ad andare ancora in Champions League. Queste sono una roba, ragazzi. Gasperini e, sì, e diciamo la società che insieme a voi. Ormai i meccanismi sono quelli e lo importante di tutto è che la base della squadra c'è, capito? Io sono ormai da 6 anni, c'era Massiello con noi in difesa, c'era Freuler de Ronda 4 anni, quindi la colonna vertebrale della squadra c'è. Sì. E questi ragazzi riescono a darle una mano a quelli nuovi, quindi si adattano veloce. Sì, no, no, vero, quindi è vero, tutto vero. Più facile. Va bene. Comunque volevo anche salutare tutti i bergamaschi, perché comunque stanno attraversando un brutto momento. Ringraziamo tutti gli ospedali a Bergamo, gli infermieri, tutte le persone sì. che stanno dando una grande mano, perché è stata veramente una tragedia a Bergamo in questo mese e mezzo, no? Quindi, però i bergamaschi sono tosti, non mollano, no? Quindi Bergamo si riprenderà bene, dai, tu li conosci i bergamaschi. Sì, come dici te, sono gente che non molla mai, le piace lavorare, testa bassa, il lavoro, sono umili e penso che dopo di tutto questo renderà la gente più forte. È un popolo che sta soffrendo, ma che sa soffrire, quindi questo è l'importante. Non so come mai sia arrivato tutto questo problema in questa piccola città. È incredibile come tutto si è reso tutto difficile qua, soprattutto in questo posto. Sì, non so. Dobbiamo capire perché speriamo che tutto migliori il più pronto possibile. Sicuramente, tu hai giocato col Chili, no? Chili Gonzalez, allora lui è mio amico di Verona. Sì, della Bruja, sì. L'altro giorno ho fatto Verona le risate. L'ho visto. Chili, non l'ho loco, visto eh. mai a Sebastian ridere così con una persona. Lui è sempre serio. Io mi sono Sai che sempre. Lui è presidente, lui sì. Quando fa le interviste, serio, sempre sì, serio. Sì, sono. Ma l'altro giorno rideva come un bambino. Io ho innamorato di lui a livello calcistico. E gli dico sempre, ho provato per 5-6 anni farti venire all'Inter, quando sei arrivato te, sono andato via. Ero fritto io, non stavo sui piedi. Ma io, Bobo, sono cresciuto con la vostra generazione. Io sono dall'88, quindi più o meno il calcio dei primi 2000, sì. della Serie A, della grande Serie A, dove erano tutti fenomeni. Io sono cresciuto guardando tutti gli argentini, sì, Batistuta, sì. Crespo, Verona, Almeida, tutti sudamericani, quindi per me voi siete tutti idoli. Io li guardavo, mi svegliavo al mattino per guardare le partite vostre, capito? Sì, sono simpatici. Io ho avuto tanti argentini all'Inter, sono tutta brava gente, brava gente. Beh, Infatti sono diciamo rimasto che siamo molto amico di simili tutti. agli italiani, no? Molto, Per quello molto. ci troviamo bene. Sì, va bene, va bene. Papu, io ti ringrazio. Dai, dai, amico. Se vuoi ci risentiamo tra una settimanina, Quando facciamo vuoi, due chiacchiere. io sono sempre qua. Va bene. Ti ringrazio. E ci sentiamo tramite messaggi nei prossimi Dai, giorni. Va dai, bene? perfetto. Grazie, Un grande amico. abbraccio. Ci sentiamo. Ciao, Papu. Ciao, ciao, ciao. 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 Allora.